Ciao a tutti ragazzi e ragazze, con il vostro negozio, bentornati sul canale da me e dalla maschera di Dalì. Già, attenzione perché... Dio, si respirava assolutamente. Perché sta per arrivare una nuova serie, se voi appunto lo vorrete, perché appunto questa maschera ricorda, per chi l'ha vista, La Casa di Carta, che faremo su GTA. Per chi non avesse visto ancora La Casa di Carta, io vi invito ad andarla a vedere, che è una serie su Netflix, o la vedete dove volete, perché la riprodurremo su GTA. Non esattamente uguale, ma la riprodurremo su GTA. Sarà una cosa veramente bella, perché ci saranno tutti i personaggi principali, ci saranno molte cose simili, ci saranno flashback, ci saranno tantissime cose che vedremo. Cioè veramente, voi non avete l'idea di come io abbia pensato questa probabile serie. Per cui vi invito a mettere un bellissimo mi piace immediatamente, a iscrivervi al canale e rimanere attivi sul canale, soprattutto perché poi ci saranno altri episodi, e a commentare magari se il video vi è piaciuto, se vi piace, vi piacerà, non lo so. Ragazzi, ci tengo molto a questa cosa, anche perché, cioè, vedrete voi anche i personaggi e tutto il resto, cioè giudicate voi a fine video nei commenti, ditemi: Omega, sì, vogliamo il secondo episodio, perché a 2000 likes arriva il secondo episodio. A bomba. Questo sarà il primo episodio, ma il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, eccetera, cioè, se ci saranno, inizierete a capire tutto bene. Ragazzi miei, io vi do il benvenuto in questa serie, se vorrete, se la volete voi, lo sarà, di GTA 5 La Casa di Carta. Perché io penso che su GTA 5 si possono ancora fare tante cose, perché tutti l'hanno abbandonato, ma io credo che ci sia ancora del materiale da poter farci su. Bene, allora, come vedete, siamo nel posto segreto, che sarà la nostra base, dove arriverà il professore, che vedremo nei prossimi episodi. Intanto vi voglio dire, come vi ho detto nella intro, che ci saranno flashback, vedremo come siamo arrivati qui, le lezioni che hanno seguito, come siamo arrivati tutto a questo punto. Perché il primo episodio, ragazzi, ho avuto intenzione di farlo partire così, perché ripeto, sarà simile alla Casa di Carta, la serie TV, ma non esattamente, seguirà gli stessi episodi e la stessa prospettiva di storia. Allora, per chi non sapesse che cos'è La Casa di Carta, ragazzi, e non lo sa, vi diremo cosa faremo oggi, che cos'è l'obiettivo. I rapinatori sono loro, ne mancano altri due, ma ci hanno preceduto, e intanto vi dico i nomi. Questa è la bellissima Tokyo, una ragazza che faceva rapine. Poi il ragazzo qui, c'è Rio, qui c'è Denver, che già si è messo la maschera perché odia aspettare, qui c'è Berlino, che dovrebbe coordinare le operazioni, e qui c'è Nairobi, che è colei che dovrebbe stampare le banconote da 500 euro. Insomma ragazzi, per chi ha visto La Casa di Carta li conoscete già, fatemi sapere nei commenti se sono uguali, perché voglio dire, ragazzi, se non sono uguali loro, chi dovrebbero essere uguali? Cioè, sono perfetti. Perché oltre a loro, ragazzi, mancano Helsinki e Mosca, che ci stanno già aspettando al punto di base. Bene, allora, mettiamoci tutte le maschere, perché adesso faremo irruzione alla zecca di Stato, ragazzi. Quindi ci chiuderemo lì e smercializzeremo, produrremo più banconote possibili nel minor tempo possibile, e stando dentro il più tempo possibile, cioè faremo veramente il bordello. Per cui ho detto, mi raccomando ragazzi, spiegate questa serie e nei commenti dateci tutti i consigli necessari, se volete che magari altri episodi, come li volete. Per cui, siccome sapete che posso fare tutto, quindi mi raccomando ragazzi, interagite col video per favore, che è anche importante per me. Ci siamo tutti? Sì, allora ci siamo messi tutti. Allora bene, come vi ho già detto, questa cosa funzionerà in una maniera molto diversa dalla serie originale. Cioè, non diverse, ci saranno molte cose della serie originale, però ci saranno alcuni mutamenti che vedrete anche voi successivamente, per chi ha visto la serie. Io, cioè, per chi non l'ha vista, vi invito ad andarla a vedere, ragazzi. Mentre per chi l'ha vista, tanto di guadagnato, godetela, perché sarà veramente qualcosa di eccezionale. Allora, sapete una cosa, ci siamo attrezzati per tutto, abbiamo tutto nei furgoncini, che c'è un altro furgone che ci sta aspettando. Siamo preparati a un'evenienza, abbiamo qualsiasi tipo di arma, e adesso entreremo in coppie da 5 e da 2 per distrarre le guardie. Insomma, dobbiamo prendere possesso della zecca di Stato. Quindi mettiamo subito il segnalino, ragazzi, andiamo a bomba, perché questo edificio è dotato di due piani sotterranei che nessuno sapeva, oltre al cavo. Per cui sarà veramente una cosa di epico, eccezionale, ragazzi. Cioè veramente invito a rimanere fino alla fine del video, e anche fino alla fine dei prossimi video, perché c'hanno un sacco di auri. Schere. Ok, ora piano, però mi ricorda Ronaldo Junior quando fanno queste cose. Ok ragazzi, stiamo andando dal retro, dove qui in questo vicolo dovremmo trovare anche gli altri con l'altro furgone e metterci d'accordo. Assurdo, siamo appena arrivati e mi sono accorto adesso che siamo praticamente tutti uguali. Chi è chi e chi non è chi?
Perché ragazzi, voi non lo sapete, ma ci siamo portati un sacco di kit di questo tipo per fare, non ve lo dico, una cosa molto molto particolare. Bene, allora ragazzi, scusate per il ritardo. La squadra è al completo: Tokyo, Rio, Denver, Berlino, Nairobi, Mosca e Helsinki. Ragazzi, anche se manca qualcuno, ma non vi spoilerò chi, perché ci saranno cose negli altri episodi. Quindi la squadra è questa, in parte, e siamo pronti, direi, a fare questa mega rapina. Tutti fuori di Scar? Allora, seguiamo il piano. Noi 5, ragazzi, che poi adesso... Dov'è Denver? Denver? Se Denver sei tu? Ok, sì, Denver è lui. Io e Denver, ragazzi, faremo fuoco sulle guardie, mentre Rio, Berlino e Nairobi cercheranno, eviteranno di far scappare le persone, e loro due porteranno tutto il necessario dentro. Quindi ragazzi, massima tatticità, velocità, efficienza, determinazione, fede e concentrazione per questa mega operazione. Porca miseria, ok. Io ragazzi direi di entrare con nonchalance, proprio sbattere la porta e dire: questa è una fottuta rapina. Io, Nairobi, Berlino e Rio insieme a me. Do forza, forza, forza. Dove sono? Aspettate, aspettate. Forse gli altri hanno andato tutti al piano di sopra. Dobbiamo darci una mossa, ragazzi. Dio, questo è un civile. Mentre gli altri non fate, cercate di non far scappare i civili. Poi per quanto riguarda queste guardie vedremo di poter fare qualcosa, tanto penso che non siano morte. Ragazzi, cercate di non ucciderli, sparate solo alle spalle, punti non vitali. Vabbè, questi hanno zitto giù un po' tanti proiettili. Vabbè, per questi è facile, ragazzi. Forza, forza, dobbiamo arrivare anche a voi, dobbiamo arrivare anche a voi. Oddio. No, no, è un civile, fermo, fermo, non sparate, non sparatelo, non sparatelo. Non fate scappare i civili. Allora, io spero che Helsinki e Mosca abbiano fatto il loro dovere. Madonna ragazzi, non si è capito niente. Dio santo. Allora ora dovremo dire a Helsinki e Mosca di portare... Oh, testa in altro, testa in altro. Fermo. Di appunto andare a prendere le cure, perché ci sono molti agenti da curare, alcuni a terra. Svegliati, lo so che siete vivi. Comunque, perché non è facile entrare su GTA e fare una casa di carta senza sparare. Alcuni non li abbiamo sparati, li abbiamo... Sicuramente al piano di sopra ce l'avranno fatta. Fammi andare a vedere, perché adesso dobbiamo aprire... gli ostaggi che urlano. Ragazzi, c'è un bel po' di casotto. Sono al piano di sopra gli altri? Ok, allora, Rio, tu vieni insieme a me. Voi due bloccate le entrate, fate prendete il medikit, tutto quanto che serve per le persone che sono state ferite. E diamoci una mossa, anche perché Nairobi, poi vieni con me, devo metterci subito al lavoro, ragazzi. Subito al lavoro, perché... oddio, è un macello qui, è un macello. C'è ancora gente che grida. Uno, Rio, vieni, vieni, vieni. Mettere le cose per poter aprire il cavo. Ne mettiamo due e lo facciamo esplodere. Ok. Ci sarà molto lavoro da fare adesso, ragazzi. Se avete seguito la casa di carta, da adesso in poi le cose saranno molto simili alla casa di carta. Per cui cerchiamo di allontanarci. Dobbiamo curare anche queste persone, perché come detto non siamo assassini. 3, 2, 1. Madò. Scusate, mi siete spaventati. Si sono spaventati. Bene, bene, bene. Vediamo qui cosa abbiamo. Fermi, fermi, no, dove andate? Ah, fermi, non vi facciamo nulla. Oddio, ragazzi, siamo impazziti. No, non sparateli, non sparateli, non sparateli, tranquilli. Ok, ragazzi, abbiamo spaventati troppo, forse. Calmi, 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 calmi. Bisogna a volte ricorrere alle maniere forti. Di a Nairobi e Denver di non farli scappare. E vabbè, ragazzi, piccolo incidente di percorso. Li ho fatti spaventare troppo, forse. Ci sono stati fermi fino a mo'. Berlino. Vabbè, Berlino è impazzito. Perché stai mirando nel vuoto? Ti sei tolto la maschera! Va bene, qui me la vedo io. Berlino, vai su, che adesso con Nairobi andremo a vedere, ragazzi, dove stamperemo i soldi. Intanto questi qua, oddio, quanti esami dovremmo portare via. Vabbè, intanto voi andate su, qua do un'occhiata io. Allora. Allora, oddio, ragazzi, quante banconote. Oddio. Oddio, guardate quante da 500. Sono tantissime. Sono tantissime. Oddio, guardate quante. Dici di premere per metterle nel deposito. Vabbè, questo lo faremo dopo, non ci serve adesso. Ragazzi, queste a occhio e croce saranno sì e no. Ma guardate, non voglio esagerare, ma saranno qualche milione, non di più. Sì, questi qua sono svenuti, poi verremo a dargli un'occhiata. E abbiamo fatto niente il più possibile. Ora vedremo, andiamo a sentire il discorso che sta facendo. Oh, qua c'è il direttore che è svenuto anche lui. Vabbè, poi ritorneremo giù, ora usciamo un attimo di qua. Andiamo a sentire il discorso che sta facendo Berlino. Ci sono altri ostaggi, altri poliziotti. Bene, sarà un bel macello da fare. Berlino, ragazzi, sta dicendo che passeremo molto tempo insieme. Di non preoccuparsi di niente, ci sarà cibo, acqua, tutto quello che serve. Dormiremo in tranquillità. Oddio, quante guardie ci sono. Cioè, c'è davvero tanta gente, ragazzi. E sopra ce ne sta altra, sopra ce ne sta altra, che se ne stanno occupando Mosca e Helsinki. E in ogni caso, Nairobi, dove sei? Nairobi? Sei tu?
Vieni con me, andiamo un attimo alla stanza che mi fai vedere, così iniziamo a stampare subito banconote e non perdiamo tempo. Ok, Nairobi e Denver, ora mi faranno vedere esattamente dove andremo. Intanto avete aperto qua, vero? Sì, direi che l'avranno già aperto. Ok, quindi il buco da dove scapperemo, se non sbaglio, da quanto è buio qua. Ragazzi, faremo un buco qui in questo muro, che è cemento armato, non so di quanto. Sarà veramente dura, quindi da qua scapperemo. Mentre qui metteremo tutti i soldi che a breve inizieremo a produrre. Anzi, dovrebbero già esserci i soldi, magari ora li portiamo qui. Nairobi, se vuoi puoi metterti già al lavoro, anche perché a questo punto vi potete togliere le maschere, tanto ce le abbiamo tu, cioè Berlino se l'è tolta. Ok, ragazzi, Denver è andato, è iniziato a rompere, mentre Nairobi io ti lascio qui, torno giù, perché sì, ragazzi, si scende da qua, c'è una specie di ascensore piccolina. Ci vediamo dopo. Bene, ragazzi, secondo quello che ha detto Berlino, abbiamo poche ore a disposizione fin quando la gente non saprà quello che è successo. Ragione per cui, beh, speriamo possiate passare tutti una bella serata, anche perché adesso sta per fare buio fuori. Bene, ragazzi, questo è stato il primo episodio della Casa di Carta. Fatemi sapere se in parte vi è piaciuto, vi sta piacendo e tutto il resto. Ci sono molti personaggi, ci saranno altri personaggi, vedete tutti i visi degli altri. Per ora loro preferiscono rimanere in maschera, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto un messimo mi piace, ragazzi, importantissimo, 2000 mi piace per sbloccare il secondo episodio. Commentate, ditemi se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io vi ringrazio per la visione, spero possiate dare supporto a questo nuovo progetto, perché ragazzi, comunque è bellissima la serie della Casa di Carta ed è bellissima come la stiamo riproducendo qui. Come detto, poi successivamente vedremo tante tante altre cose. Bene, da Tokyo, Rio, Denver, Mosca, Helsinki, Nairobi è tutto, il professore e che tutti quanti, va bene? Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video, anche perché adesso dobbiamo barricarci dentro, perché l'altra cosa non ci siamo ancora barricati. Ci sono ancora poliziotti svenuti da medicare, insomma, c'è un bel po' di lavoro da fare. Bene, direi che per questo video è tutto. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi e noi ci becchiamo al prossimo video, magari chissà con Ronaldo Junior. Ciao!